Allora, parliamo di questa serata fantastica che si è vissuta qui nel nostro palazzetto. Praticamente, per chi ha vissuto questo inizio di stagione, quando quest'estate abbiamo presentato la squadra, praticamente è un obiettivo che rincorriamo da 4 anni. E quindi man mano abbiamo sempre alzato il livello. Quest'anno, come avevo già detto in quella famosa intervista, a inizio stagione il livello era veramente alto. Chiunque ci ha visto giocare ha apprezzato le nostre giocatrici, che sono veramente, veramente brave giocatrici. Io quest'anno ho fatto veramente poco, sono state loro che sono state veramente brave, e quindi è stato facile per me lavorare con un gruppo così. Nello specifico stasera è stata una bella partita, dove abbiamo anche giocato bene. Non era una partita scontata, perché secondo me Cervere è una buona squadra, hanno anche loro delle buone individualità, e quindi ci hanno comunque messo in difficoltà. Però la voglia era tanta, e in alcuni casi anche la differenza individuale delle giocatrici si è vista, e questo ci ha consentito di fare questo salto che speriamo si culmini con la finale di andata e ritorno, che si giocherà il 10 fuori casa, aspettando il risultato di Boves Asti, e si giocherà il ritorno il 17 maggio qui a Centallo. Quindi speriamo di chiudere bene la stagione qui.